Juventus, quella più bella che io abbia mai visto giocare. A me piaceva molto quella tutta italiana. Mi ricordo un anno straordinario, era 1976, 51 punti sul Torino, quindi doppio godimento, ma Coppa UEFA, la prima Coppa storica juventina. Sembra che fosse Zoff, Gentile, Cabrini, Furino, Morini, Scirea, Causio, Tardelli, Boninsegna, Benetti, Bettega. Trappattoni rappresentava quel fischio incredibile col quale chiamava tutti i ragazzi all'attenzione. Era la rinascita, era una scommessa, una delle tante scommesse che ha vinto Boniperti con l'avvocato. Era la Juve vincente. Io andavo dietro la curva Filadelfia, lo stadio comunale, il vecchio stadio di Torino, e urlavo come un ossesso. Stavo in quel gruppo che si chiamava Fighter, che erano un po', c'era di tutto, effettivamente c'era di tutto. Io poi io andavo al liceo da Zello, dove è nata la Juventus, quindi, ma lì trovavi anche Teppaglia, c'erano dei personaggi, quindi non è che si chiamavano, si urlava. Sopra noi non esisteva, c'era solo la Juve. E Picchia Romeo me lo ricordo, c'era un grande incitamento che si faceva di Picchia Romeo, Picchia Romeo, questo me lo ricordo. Di Scirea basta dire che non è mai stato ammonito. Anche lui era molto vicino a Zoff come modo di vivere la vita. Il calcio, i rapporti con gli altri, era difficile vedere Scirea fare un fallo. Era un uomo di grandissima umiltà, di grandi silenzi, poche parole, concreto. Certo, oggi in questo calcio attuale striderebbe molto. La più epica non è stata la più bella, ma quella a Bilbao del 76, quando la Juve portò a casa la Coppa UEFA. Fu uno scontro, un arrembaggio, un chiudersi tutti in area frenetico, fortissimo, una battaglia maschia. Però quella più bella è stata quella lipiana, quella che ho visto io ad Amsterdam contro l'Ajax. Avevamo dato una lezione di calcio, credo in semifinale di Coppa Campione, la Coppa Campione che poi abbiamo vinto sempre con Lippi. Quella fu un 4-0, 4-1 straordinario, non ho mai più visto giocare la Juve bene così. Michel Platini ricordo le sue punizioni, erano dei rigori, erano veramente dipinte da Giotto. Arrivavano, partivano, tac, una semplicità fantastica. E poi quel sorriso beffardo, quell'aria intelligente, quel modo di muoversi in campo, quel suo sbuffare, quel suo sguardo in su. Un uomo di alto livello, non solo calcistico. Il giocatore più forte degli anni 70 forse Bettega. Negli anni 80 metto Platini, negli anni 90 Zidane in assoluto, oggi Ibrahimovic. La Juventus e la famiglia Agnelli sono un ensemble che non finirà mai, è un'emozione, un modo di vivere, un modo di pensare il calcio, un modo forse un po' aristocratico, un po' snob, ma che non ha uguali in tutto il sistema calcistico mondiale.